Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Spero che non vi faccio riflesso con gli occhiali, ma non posso toglierli perché ho una faccia sfattissima, visto che sono stata tutto il giorno e tutta stanotte a cercare di prendere sti cazzo di biglietti di Juventus-Cagliari. Alla fine ci sono riuscita, ma non vi dico le peripezie, quindi se ci siete fatemelo sapere qua sotto. Allora, comunque, ho visto un sacco di youtuber che stanno facendo questo video, cioè che l'hanno fatto uscire tutti insieme. Io ho detto no, lo voglio fare anch'io oggi se lo fanno gli altri, visto che tanto non sapevo che video fare. Premetto che ho visto soltanto quello di Peppone, perché è il primo che mi è comparso, l'ho visto, e ho detto no, gli altri li vedo dopo, così poi successivamente vedo con chi sono d'accordo e con chi no. Allora, cominciamo. Primo posto. Io ci metto la Juve di nuovo perché continuo a pensare che ancora sia troppo presto, cioè il divario sia troppo grande ancora con le altre squadre. Quindi secondo me vinceremo anche quest'anno scudetto. Poi, secondo posto, metto il Napoli perché di fatto il Napoli è la stessa squadra l'anno scorso ed è una squadra molto molto forte. L'anno scorso il Napoli ha perso molti punti che poteva tranquillamente evitare di perdere, diciamo. Quindi io lo metto al secondo posto. Al terzo posto metto la Roma perché ha perso Salah. E che era un giocatore molto importante, poi insomma adesso vedremo come finirà il mercato, però comunque Spalletti anche secondo me era molto importante per la Roma, però comunque la metto terza perché, ripeto, ancora queste tre squadre sono un gradino più sopra delle altre, un gradino sopra, più sopra che l'ho detta, più e sopra insieme non ha senso, ok, non farò tagli su questo video ovviamente. Al quarto posto, adesso già mi sento la gente che mi insulta, metto l'Inter. Perché? Perché intanto l'Inter, a differenza del Milan, che vi dico subito al quinto posto, aveva già una squadra da prima. Molti dicono sì, il Milan ha fatto tanti acquisti, ha fatto un ottimo mercato, anzi, buonissimo mercato. Sarà ottimo se compreranno uno tipo Ibrahimovic davanti, e in quel caso potrebbe finire pure quarto, terzo. Però per ora appunto mi sento di mettere l'Inter quarta perché se non fanno cazzate come fanno ogni anno, perché avendo io il ragazzo interista da ormai 4 anni, so benissimo, no? Seguo l'Inter quasi come se fosse la Juve, nel senso guardo quasi tutte le partite e quindi so quello che fanno, no? Se non fanno cavolate, secondo me possono tranquillamente arrivare quarti. Spalletti è un allenatore che ce la può fare e comunque la squadra c'è bisogno di qualche messa a punto, soprattutto dietro, Dio ce ne scampi. Però comunque sono messi bene, cioè ripeto, il Milan ha dovuto fare tanti acquisti perché i giocatori non li aveva, cioè quello è il punto. E quindi metto il Milan quinto perché appunto, a prescindere da tutto, comunque il mercato l'ha fatto, ma secondo me ancora gli ci vorranno un paio d'anni prima di arrivare a livello Juve o insomma a Napoli, eccetera. Poi, sesto posto, metto la Lazio perché hanno venduto giocatori importanti, ma secondo me sono comunque un po' sopra come livello rispetto alle altre squadre che rimangono da elencare. Se non fanno cavolate, per me possono arrivare sesti. Poi, settimo posto, metto la Samp perché secondo me farà molto bene quest'anno. Ottavo posto, metto la Fiorentina che tutti prendono in giro la Fiorentina dicendo ah, retrocede perché hanno venduto un sacco di giocatori. Però ancora è da vedere perché ancora Kalinic ce l'hanno, eccetera. Quindi vedremo con calma. Io per ora lo metto all'ottavo posto. Poi magari ragazzi vince il Crotone il campionato, eh. Non è detto che io ci debba prendere, ovviamente. Poi ci faremo quattro risate a giugno con questo video. Al nono posto metto il Toro, perché comunque è un'ottima squadra. Come sempre, insomma, Belotti, eccetera. A meno che vendano qualcuno a fine campionato, sì, a fine mercato. E al decimo posto metto l'Atalanta, perché Atalanta l'anno scorso ha fatto molto bene, però i giocatori li ha venduti, ragazzi, e quindi mezza classifica secondo me ci sta, perché appunto avendo venduto persone importanti è un problema arrivare sesti di nuovo, ok? Però decimo ci sta secondo me. E adesso comincia la carrellata di squadre per cui ho avuto problemi nel mettere il posto preciso in classifica, ovvero 11 Bologna perché secondo me sta facendo un buon mercato e un buon progetto. Poi 12esimo il Genoa, 13esimo il Sassuolo, 14esimo Cagliari, 15esima Udinese e queste diciamo che le avrei anche un po' potute mischiare tra di loro, ma vi spiego. Secondo me allora l'Udinese senza infamia, senza gloria praticamente. Il Genoa comunque ha una buona squadra, il Sassuolo ha perso secondo me molti elementi centrali, soprattutto anche di Francesco che comunque gli ha fatto fare molto bene in questi anni, quindi non me la sento di metterli tipo a un settimo, ottavo posto. Quindi io li metto al 13esimo, secondo me finirà così. Il
Il Cagliari anche qui è una buona squadra, insomma, per quello che deve fare il Cagliari, cioè salvarsi di fatto. E sedicesimo posto metto l'Hellas, che secondo me sarà una squadra costruita bene, almeno da quello che si vede, stanno costruendo una bella squadra, quindi secondo me si può salvare. 17° posto, pure qua, non sapevo bene chi mettere. Io ho deciso di salvare la SPAL, perché secondo me, appunto, comunque hanno una buona squadra, secondo me si salveranno. Quindi faccio retrocedere Benevento, Chievo e Crotone, perché assolutamente, cioè, soprattutto il Crotone, hanno fatto un miracolo, ma secondo me la squadra non farebbe chissà quanto bene nemmeno in Serie B. Cioè, secondo me la squadra del Crotone non è da primi posti nemmeno in Serie B. Quindi vedremo. Fatemi sapere qua sotto quale fareste.